Mi chiamo Lorenzo Rissa, frequento l'ultimo anno del liceo Mazzini di Genova e oggi abbiamo assistito a una conferenza riguardo agli anni di piombo. E è stato molto interessante proprio perché a scuola non se ne parla molto e poi i nostri genitori li hanno vissuti, però erano ancora molto giovani. Mentre oggi abbiamo avuto la possibilità di dialogare appunto con un giornalista che ha raccontato in prima persona i fatti avvenuti negli anni 70 principalmente, perché si sono svolti qua a Genova, come il rapimento di Sossi e l'omicidio di Coco, e poi c'era proprio il figlio di quest'ultimo, di Coco, che ha raccontato la sua vicenda personale, quella di un figlio 16enne che si vede privato del padre e che vive una vita blindata, chiusa tra sempre con le guardie del corpo e in un ambiente scolastico difficile, e che è quello del periodo degli anni 70, degli anni di piombo, dove c'era un forte scontro di ideologia, destra, sinistra, e dove appunto Genova è una città molto calda proprio anche per l'attività delle Brigate Rosse. Prima di questo periodo avevate mai sentito parlare, prima di questo incontro avevate mai sentito parlare di questo periodo storico? Avevate mai avuto esperienze simili? Sì, i miei genitori a volte me lo raccontano, più che altro è da parte loro che lo so. Però non era a conoscenza dei fatti, soprattutto del rapimento di Sossi e di vicende che ci riguardano poi anche non in prima persona, però sono della nostra città. Erano più che altro solo voci. A scuola le stiamo studiando adesso, ci stiamo arrivando alla fine del programma, quindi prima di questi giorni sapevo poche cose, però è stato molto interessante. Grazie. Mi chiamo Chiara Nardelli, frequento l'ultimo anno del liceo classico Mazzini di Genova e anch'io ho trovato questo incontro molto interessante, sia per i motivi già portati dal mio compagno, ma anche per altri motivi che sono proprio legati allo sviluppo del fenomeno storico. Perché l'osservare un periodo storico così da vicino cambia totalmente la visione che si ha poi della storia. Noi, attraverso questa conferenza, abbiamo potuto osservare una vicenda storica da molti punti di vista, cosa che non accade per altri fenomeni storici più indietro nel tempo. E quindi è come assistere proprio alla formazione di una memoria storica. L'ho trovato un fatto molto interessante, anche proprio per i diversi punti di vista di cui mi sono trovata davanti e anche il diverso rapporto che si può sviluppare nel contesto, nei confronti delle istituzioni. Comunque noi non abbiamo una vera idea. Noi ragazzi di questa età non abbiamo una vera idea di come si possa vivere un tale fenomeno, forse nel vivere non ce ne accorgiamo neanche e quindi l'ho trovato interessante per questo.